Siamo in videochiamata con il campione italiano di ciclismo, Filippo Zana. Abbiamo avuto il suo numero grazie a Luca ed Emanuela Bardiani, che sono del nostro territorio di Fornovo. Filippo, sei appena Ciao diventato campione italiano. Da quanto sei campione italiano e che emozione hai provato a diventare campione italiano di ciclismo? Ah, sì, domenica è stata una giornata perfetta per tutta la Bardiani, abbiamo corso veramente bene in tutta la squadra e poi sì, io diciamo ho coronato questo sogno e diciamo non ci credo ancora e adesso speriamo di riuscire a onorare la maglia. Intanto cosa hai provato? Cioè, quando ti hanno premiato, com'è stata? Com'era? Chi hai chiamato per primo per dire sono campione italiano? Ah, diciamo che subito dopo l'arrivo c'erano i massaggiatori, ha detto stampa, poi sono arrivati i miei compagni, quindi i primi a festeggiare è stato con loro e diciamo tanta emozione perché cioè, ci speravo ma non ci credevo di vincere. Quali sono stati i momenti più difficili in questo percorso verso la vittoria? Ah, diciamo che la gara è sempre dura, quindi momenti facili ce ne sono pochi, però dai, è andata tutta per il meglio e quindi si fa tutto, cioè, i momenti difficili si dimenticano un po' e si... E si va avanti. Ascolti, ti devo una cosa. Ti ricordi la tappa del Giro d'Italia che avete percorso qua in provincia di Parma? Certo. Cos'è che ti ricordi di più di questa tappa? Perché ovviamente essendo locali noi è interessante anche questa parte. Era una tappa che sulla carta sembrava facile, invece c'è stato un po' di vento in cui le squadre si sono un po' allarmate perché poteva uscire un ventaglio da un momento all'altro, quindi da metà gara in poi c'è stata una grande battaglia e veramente velocità altissime e quindi sì, ha fatto male anche questa. E nella zona di Parma sei venuto in qualche occasione, la conosci? Cosa conosci di questa zona? Oltre allo sponsor, immagino che tu conosca agli sponsor. No, cioè, sono stato lì verso Reggio più che a Parma perché abbiamo la sede, quindi sono stato lì qualche giorno e ho fatto qualche giro in bici. E sì, non è che conosco molto bene le zone, però sì, sono bei posti perché la campagna a me piace e quindi sì, mi diverto insomma a passare di lì ogni tanto. Vedo che c'è dei bei posti anche dietro. Dove siete di bello? Vedo delle montagne alte. sono a casa, sto tornando a casa perché sono andato dai miei animali da mangiare, adesso sto tornando a casa. Ah, sei anche un agricoltore allora? Ah, agricoltore, no, ho un cavallo, un po' di galline, conigli, così per passione. L'agricoltura però mi piace, questo è un altro mio sogno. Adesso pensiamo alla bici e poi vedremo. Se fa l'agricoltore, pensa, c'è la gente che dall'agricoltore vorrebbe diventare ciclista, te vuoi fare il percorso inverso, è un bel segno, insomma. Dai. Complimenti Filippo, grazie e grazie anche a Luca ed Emanuele Bardiani per averci permesso di sentire. Magari ci risentiamo in futuro anche con Luca se ti va. Certo, dai, grazie.